13 aprile 1919. Nella città di Amritsar, in India, le truppe britanniche, guidate dal generale Dyer, aprono il fuoco senza alcun preavviso sulla folla di manifestanti. I soldati sparano fino all'esaurimento delle munizioni, uccidendo 379 persone e ferendone oltre 1200. L'accaduto si inserisce nelle tensioni provocate dal rifiuto britannico di rispettare le promesse di riforme e di maggiore autonomia per l'India e contribuirà a consolidare l'opinione pubblica indiana a favore del movimento di lotta nazionalista indiano, in particolare quello gandhiano.